Sardegna e Puglia sono le regioni italiane più cercate sul web dai turisti. Secondo un'indagine di Marketing 01, le ricerche in rete sulle vacanze nelle due regioni stanno crescendo a un tasso di circa il 23% a settimana. Bene anche Sicilia e Umbria. Dalla seconda metà di maggio, dalla rete traspare un desiderio di tornare a viaggiare e, malgrado tutto, di non rinunciare alle vacanze. Il 65% delle ricerche è relativo a destinazioni turistiche, luoghi da visitare e strutture ricettive. Più di 100 appuntamenti a Parma da giugno a settembre. Il mondo della cultura nella città ducale è pronto a ripartire dopo essere stato profondamente colpito dall'epidemia di coronavirus, che ha costretto alla sospensione di Parma, capitale italiana della cultura, oltre che di ogni forma di manifestazione culturale, ludica e ricreativa. L'assessorato alla cultura del comune di Parma promuove per l'estate 2020, dal 15 giugno al 15 settembre, una ricca programmazione di iniziative gratuite, da spettacoli teatrali a proiezioni cinematografiche, dai concerti musicali agli incontri con autori, da performance di danza a laboratori per bambini, senza dimenticare i musei e le mostre ospitate nei luoghi culturali della città. L'Italia riparte e gli italiani tentano di tornare a una seppur ancora limitata normalità. Ma il 62,8% non reputa prioritarie in questo momento le vacanze estive. Due italiani su cinque dichiarano tuttavia che quest'estate non rinunceranno alle vacanze, ancor più tra i residenti del centro, del sud e delle isole, avvantaggiati da una maggior vicinanza alle località di mare. Nel nord del paese invece si registra una maggiore incertezza, dovuta anche a una situazione dei contagi ancora altalenante. È quanto risulta da un sondaggio di Euromedia Research. La maggior parte di coloro che andranno in vacanza si concederà da una a due settimane di relax, mentre l'8,6% prolungherà le ferie ben oltre le tre settimane. Chi può, dunque, non farà meno di godersi un periodo di vacanza dopo il lungo lockdown e le restrizioni vissute a causa dell'emergenza Covid-19. Andando in giro per il mondo, in tutti i continenti la cucina italiana è in primo piano con le sue specialità. Dagli Stati Uniti all'Europa del Nord, molti apprezzano le nostre pietanze e sono parecchi i turisti che vengono nel nostro paese per riconciliarsi con la vita tramite il cibo. Persino in Australia non è difficile trovare i nostri dolci tipici. In molte nazioni sembra di essere a Roma o a Napoli per merito dei nostri abili cuochi. Persino nei menù russi compaiono piatti italiani con la pizza, la salsiccia e dolci come la brioche con gelato e pasticcini nostrani. Da Ferrara a Little Italy è possibile mangiare italiano. Sono anche in vetrina ricette improbabili. Adesso che le frontiere sono aperte, i nostri gustosi piatti, dai rigatoni col pesto alle tagliatelle al sugo, attendono i turisti famelici, non solo al Bolshoi di Mosca.